Buongiorno amici di YouTube da Max e benvenuti in questo primo episodio di I Love Endurance, la serie interamente dedicata alle gare di durata. E per cominciare bene questa stagione di gare Endurance del 2019, ci sta una bella scroppattina di 2 ore in terra vicentina. Parlando del format di gara, quello di oggi sarà abbastanza semplice, ovvero 30 minuti di qualifiche di cui io farò la prima parte, il primo quarto d'ora, per poi lasciare il volante al buon Umberto, che è il mio classico compagno di endurance qui al Vicenza Karting Door. Praticamente nel corso di un quarto d'ora dovrò cercare di scaldargli al meglio le gomme per garantirgli la miglior prestazione possibile viste le temperature a dir poco glaciali, dato che siamo sotto di 1 grado rispetto allo 0. Per quanto riguarda la gara, 2 ore, 3 cambi obbligatori, io farò la partenza e il terzo stint e non so ancora che tipo di partenza ci sarà. In queste prove libere, in questo quarto d'ora, dovrò cercare di trovare subito il passo gara giusto, perché uno dei segreti per le endurance, per fare bene nelle endurance, è appunto la costanza del passo gara, sempre costante, cercare di rimanere sempre sui propri standard. Ok, sono appena arrivato in pista con mezz'ora d'anticipo, c'è meno 1 grado. Adesso sto andando a vedere un pochino com'è la situazione qui dietro, perché è il punto più critico, dato che è quello in ombra e fa molta fatica a scaldarsi. Come potete vedere alle mie spalle c'è anche un bel cielo grigio neve, speriamo bene va, che non si trasformi da una gara endurance al rally di Svezia o di Monte Carlo, dato che siamo nello stesso weekend. E a proposito di gare vere, è anche in corso la 24 ore di Daytona, per cui weekend di endurance, no? E sotto questo grigio cielo che minaccia neve, comunico ufficialmente anche il nome del team, che è il team Daytona 24, in onore della 24 ore di Daytona che si sta svolgendo. Peso medio 80 kg, il cui sottoscritto solo io ne faccio 90, devo buttare giù 5 kg in un mese, c'è poco a fare, devo cominciare a fare qualcosa, perché è una situazione improponibile anche in vista delle novità che vi svelerò nei prossimi giorni. Kart numero 13. Sperando che ci porti bene la cabola, non ci porti sfortuna, e vediamo di scaldare bene le gomme per Umberto. Sarà molto molto dura, non ho visto però tanti team iscritti, non so per quale motivo, non mi sembra di aver visto il pienone in questa endurance. Vabbè, speriamo bene. Dai che so Dio da salme che pere, prima che venga a navegare. Mi hanno cambiato anche la pit lane, se sbaglio, sì. Scivola un pelo, davanti scivola un po' perché non è molto pulita la pista qua sopra. Ok, prossimo giro box, 58.2, dai, buono, ho recuperato una posizione, vediamo di scaldare bene le gomme per Umberto in quest'ultimo giro. Ho alzato un po' il piede perché comunque non vale la pena di spingere fino all'ultimo. Teniamo in temperatura le gomme e qui sarà molto dura. Umbe, occhio che scivola ancora un po', Tomma, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Ok, qualifiche terminate, 7ª posizione e adesso ci prepariamo per la gara e non so se si vede, ma sta cominciando a nevicare. Sarà qualcosa di epico oggi. Eccoci, podio per la partenza, 7ª posizione, partenza dalla griglia. Dai, kart? Sì, scaldo, va che qua. Poi tocca il caino da metà che. Caldo?
Dio boh, parece caine da neve perché qua... Dio Cristo! E comunque ci hanno appena comunicato che in caso di nevicata persistente la gara verrà sospesa e si riprenderà solamente nella parte indoor e lì saranno dolori. È andato per la spinterella! Ma che cazzo è? Non lo so! Ma che partenza è questa? Dai, ma... C'è una addirittura bandiera gialla! Oh! No, 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 no! No, no, così non si può! No, troppo pericoloso, no, no! Ma che cazzo! Andiamo piano perché qua si scivola tanto! Beh! Complimenti! Prende gran poco ragazzi, qui bisogna fare tanta attenzione! Bandiera rossa! Bandiera rossa, bandiera rossa! Sì, sì, è troppo pericoloso! Troppo pericoloso, troppo pericoloso! Ci scivola troppo per guidare così! Ecco un giro di gara e... procedura di partenza! Sì, due o tre giri warm up e dopo si valuta! Sì, sì, bisogna scaldare le gomme perché non teneva un cazzo, ho visto carta buona dappertutto! Adesso dovete girare solo per scaldare la pista, quindi state distanti, non vi andate addosso, facciamo due o tre giri così, dopo vi ritorniamo e ripartiamo in ordine di qualifica. Ok, vabbè, come avrete ben capito, un po' di casino causa neve e gomme fredde, facciamo un paio di giri per riscaldare le gomme e anche un po' la pista, dopodiché si riparte con la stessa partenza in griglia. Si pronuncia un'endura, si è abbastanza movimentata. Adesso sembra anche che stia smettendo di nevicare, per cui vediamo. 2 hours later. Oh, incrociamo le dita! Incrociamo le dita per la partenza! Sarà un po' dura perché abbiamo provato un po' di temperatura le gomme, speriamo che i bollenti spiriti siano calmati. Stavolta la partenza è buona! Ma la gente qua è capace di guidare a cosa? Perché non si capisce niente! Fanculo! Non lo so! Bravo, complimenti! Dai che fidato che si scornano! Cazzo! Stavo per farla grossa! Ok, prossimo giro box! Scivola ancora un po', ma va un po' meglio! Occhio al tornantino, quello uncino che scivola dietro! Credo che questa sarà una delle endurance più epiche di sempre e sarà un modo epico per iniziare la nuova rubrica I Love Endurance, perché sono appena uscito dal mio primo stint, ho girato molto bene, un 56-8 che mi ha ben incoraggiato. Posso fare di più anche perché comunque la pista era fredda, ma adesso guardate cosa sta succedendo, sta cominciando a fioccare come Dio la manda e secondo regolamento la gara può essere sospesa per poi ripartire solamente nella parte indoor. Se è così probabilmente si continua fino alla fine, però è un po' pericoloso per via delle temperature delle gomme. Che Dio ce la mandi buona. Boh, ottimo, 55-2. Ora tiene. Eh? Tiene la pista. Ok. Oh, che meraviglia adesso, sì che si ragiona.
comincio a fare drifting. Bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Beh, è stato bello finché è durato guidare sotto la neve, dai. Non me l'aspettavo. È da un bel po' che non giro solo nell'indro qui al KI. Io caro, credo proprio che questa sia stata una delle gare più pazze a cui abbia mai preso parte, veramente è stata piena di colpi di scena in una maniera assolutamente imprevedibile. Dalla doppia partenza alla doppia bandiera rossa, che è la prima volta che vedo utilizzare la licenza kart indoor per sospendere una gara ovviamente. È stata una gara altalenante, un buon risultato, credo che sia stato il miglior risultato da quando io e Umberto corriamo insieme. Credo che un inizio per la nuova serie I Love Endurance non... un inizio così non me lo sarei mai aspettato, con neve, proprio incognite. Alla fin fine abbiamo concluso in top 5, in quinta posizione, potevamo arrivare anche quarti, eravamo vicinissimi al team che è arrivato in quarta posizione, però ovviamente nell'indoor è difficile superare. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, ti invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare alla pagina Facebook, vado al Max YouTube Channel che troverete in descrizione, mi raccomando attivate anche la campanella delle notifiche. Per i prossimi video preparatevi, perché debutterà anche il primo episodio di Karting Vlog Vita da Kartista, e credetemi sarà qualcosa di spettacolare. Dal vostro Vado al Max è tutto, ci vediamo nei prossimi video, bye bye!